è sulle sedie o è sul banco di fondo, sulle sedie forse non ce ne sono più molti. Oggi pomeriggio avremo tutta una serie di esibizioni di gruppi che arrivano dall'area bolognese, perché abbiamo un pomeriggio dedicato all'etichetta Reincanto, che con noi di Sanremo organizza questa rassegna di Bardo. Non so se l'avevo da. Quindi questo pomeriggio avremo innanzitutto un'apertura con un brindisi, una festa, se vogliamo, per il primo compleanno di questa giovane etichetta bolognese. E a seguire ci sono tre artisti che si esibiranno dal vivo qui. Avremo un musicista che si definisce One Man Band, significa che uno fa tutto da solo, suona la chitarra col piede, la gran cassa e poi la armonica con la bocca e canta eccetera. Si chiama Mons e ci presenta un suo nuovo disco intitolato Made in Tuscany, no? Quindi è toscano, lui non è bolognese, no? Preciso, lui non è, abbiamo detto bolognese ma lui è toscano, gli altri sono bolognesi. Allora, poi abbiamo un altro progetto che si intitola Frank Spara, che presenta un disco dal titolo molto curioso, Il dottor Crepapelle e l'albero che cammina. Vi lasciamo alla vostra curiosità. E poi avremo un cantautore che ama fondere nella sua musica delle sonorità di world music, però scrivendo cose proprie, no? Ecco, che si chiama Andrea Giannessi, che presenterà il suo lavoro La via della setta. Quindi ci saranno sonorità un po' orientaleggianti, mediterranee, immagino, ecco, insomma. Quindi generi anche diversi, un pomeriggio più incentrato sulla musica oggi, rispetto a quei discorsi che avevano anche molte componenti parlate. Oggi vi lasciamo più ascoltare le note di questi artisti. Quindi vi invitiamo a seguirci, perché anche noi stiamo facendo tutto da soli, ecco. Per chi non... la signora che viene tutti i giorni si è sentito dire questa cosa magari più di una volta. Ma anche Ribalta Sanremo non ha avuto alcun appoggio dal comune. Noi abbiamo messo in piedi un programma che da solo è il doppio di quello che ha fatto il comune con i soldi pubblici. Noi senza soldi pubblici abbiamo messo in piedi quasi 30 spettacoli in una settimana. Quindi non so, ecco. E non vi dico i bastoni fra le ruote anche. Però ci hanno voluto mettere nel programma ufficiale delle collaterali, perché per impalpare e per dare l'idea che facevano tutto loro. Comunque noi andiamo avanti ugualmente, anche noi siamo abbastanza testardi, perché io ho fatto anche io le mie battaglie per continuare questa attività. È una città da questo punto di vista difficile, non nascondiamocelo, però credo che insomma si debba continuare finché si può. Chi ha voglia di fare deve continuare a proporre della cultura in una giusta misura, quello che vogliamo, però anche se è una città poco ricettiva c'è sempre una parte di pubblico che gradisce queste cose e quella parte di pubblico va soddisfatta e chi le promuove fa un'opera buona, perché in qualche modo offre anche soltanto a una minoranza che gradisce determinate cose quel tipo di soddisfazione intellettuale, no? Voglio dire, che sia vedendo un quadro, che sia ascoltando della buona musica, perché siamo andati in Piazza Colombo, vi sfido a dire che buona musica quello che passa questi giorni sotto quel padiglione, eccetera. Scusate, è sempre la mia vena polemica, ma ogni tanto mi salta fuori, anche se cerco di essere diplomatico. Va bene, vi ringrazio ancora e a presto.